Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Space Crew, un gioco distribuito da QF Digital e ambientato nello spazio, gli stessi QF Digital che hanno distribuito altri giochi che ho portato, come ad esempio Autonauts, bellissimo, For the King, altrettanto bello, Bomber Crew, di cui avevo pubblicizzato però soltanto la traduzione. E hanno distribuito anche Dear Esther, che insomma è un gioco che ha segnato la storia. Anche The Flame in the Flood, tutti i giochi che ho portato già in passato. Qua, come Bomber Crew, amministreremo, in questo caso non una base, diciamo, aeronautica durante la guerra, ma una crew spaziale. È un gioco che io ho già provato e ho trovato estremamente interessante. Ora, a dire la verità, non so se iniziare dall'inizio o... Ma sì, dai, iniziamolo dall'inizio perché vi voglio far vedere proprio come funziona il gioco. È molto interessante perché noi ci troviamo in una fase, diciamo, nel 2159 in cui abbiamo iniziato a sviluppare un'ottima tecnologia spaziale. Siamo all'Athena Station e abbiamo una missione che richiede la nostra presenza. C'è un modulo di comunicazione intorno alla Luna che non è funzionante, dobbiamo andare e dobbiamo ripararlo. Ci servirà come allenamento base. Abbiamo bisogno di recuperarlo, caricarlo all'interno della nave, farlo riparare al nostro ingegnere e poi andare a rimetterlo al suo posto. È molto bello, cioè io lo pensavo molto più banale come gioco, in realtà non lo è. Questo è tutto il nostro equipaggio, qua abbiamo la quantità di scudi, la salute del nostro reattore, vi sto presentando qua in alto a destra gli obiettivi, la camera. All'inizio saremo molto più indirizzati sui binari, potremo fare solo quello che il gioco ci consentirà di fare, però è un mix, diciamo, questo titolo tra un Faster Than Light e altri generi spaziali. Abbiamo Caruso, grandissimo Caruso, i nomi cambiano ogni volta. Col pilota possiamo andare a saltare, cioè lasciare la stazione. Ci sono varie cose, l'abilità di salto, l'abilità di pilotaggio, l'abilità del singolo individuo e l'abilità di emergenza. Ogni tizio, in questo caso è tutto bloccato perché abbiamo l'addestramento, cosa che io apprezzo tantissimo, queste animazioni in cui si richiudono i carrelli, insomma, mi fanno veramente impazzire in ogni titolo. Deseleziona il tuo capitano premendo col tasto destro, ok. A questo punto ci farà vedere come funziona la camera. Vedete? Qua stiamo lasciando con la zoom in e out, devo accontentare, ok. Con il tasto destro possiamo muovere e ruotare la camera. Vedete che adesso abbiamo preso piano, con calma, stiamo lasciando la stazione Alfa intorno alla Terra, siamo esattamente sopra l'America del Nord. Adesso dobbiamo taggare il jump gate, quindi per farlo dobbiamo premere il tasto centrale del mouse o lo spazio, mi risulta più facile la barra spaziatrice. A questo punto possiamo andare a puntare il jump gate. Il jump gate è una sorta di mezzo che ci consente di spararci a una velocità iperveloce verso la Luna. In questo caso posso mollare, vedete che intanto abbiamo targettato, quindi il pilota ha orientato la nave, il pilota Lambert, l'ha orientata verso quel gate, insomma. Con il tasto Tab possiamo utilizzare il Fast, che insomma è un acceleratore di tempo, insomma non credo sia un accendi retrorazzi, è un velocizza. Vedete che c'era questa barra intorno, questa cornice lampeggiante, un po' come in X3, insomma acceleriamo i tempi e andiamo verso l'obiettivo. Una volta raggiunto, riselezioniamo il nostro pilota e vedete che abbiamo la parte dell'hyperjump attiva. Facciamo charge, ci vogliono 3 secondi per caricare l'hyperdrive e poi facciamo engage, ci allineiamo e saltiamo verso la Luna. Acceleriamo, non è neanche eccessivamente fantascientifica questa cosa. Abbiamo la Luna, però abbiamo un problema. Abbiamo alcuni invitati, cioè non ospiti non invitati. I nostri scanner stanno raccogliendo delle attività dei fasmidi. È in inglese il gioco, ovviamente. Non siamo certi di quanti siano, ma diciamo, mettiamo mano alle armi. In questo caso prendiamo il nostro Caruso e col tasto sinistro lo mandiamo a una torretta di difesa. Song sta già curando l'altra. Prenderemo adesso Barrera, che è il timoniere, e lo mandiamo alla torretta davanti.
È l'ufficiale della sicurezza, non del timoniere, è uno stemma, me l'ho dimenticato. Tasto spazio, andiamo a targettare i nemici, in questo caso iniziamo a orientare la nave in quella direzione. In realtà non la stiamo orientando perché stiamo sparando anche con la torretta dietro, insomma, quindi adesso inizieremo le varie manovre evasive. Abbiamo targettato i fasmidi, mi ricordano molto quello di... Non saprei neanche di... Quel gioco è uscito da poco sull'attacco degli alieni. Vedete, intanto gli scudi stanno già subendo dei danni perché ci sono più persone che stanno attaccando. Stiamo targettando adesso quelli giusti, sì, spero. Sì, sono tipo degli alieni... Non mi ricordo come si chiama. Destroy All Human, ecco. Questo è il gioco che mi ricorda. Ora stiamo targettando. Adesso non so se mollo questa visuale cosa succede, però dovrebbero già iniziare a lavorare per conto loro. Infatti vedete che stanno attaccando. Ok, hanno eliminato anche l'ultimo, credo non ce ne siano più dopo questi. Ok, iniziamo con la parte un pochino più distensiva. Occupiamoci di riparare la stazione. Allora, andiamo con la modalità di tag. Tagghiamo il Communication Array, senza andarci addosso, grazie. Ok, ci allineiamo. Ok, siamo allineati. Usciamo dal tagging mode. Avevamo anche accelerato il tempo. Selezioniamo l'ingegnere, che l'ingegnere è Caruso. Vedete che ha questo simbolino dell'ingegnere. Gli altri invece l'abilità che hanno in sparare, insomma, difesa, comunicazioni, pilotaggio. E lui è Caruso, l'ingegnere, grandissimo Caruso. Lo mandiamo lì. Questa, vedete, c'è il simbolino della calamita, perché andiamo a recuperare il modulo di riparazione, il modulo di comunicazione di questa stazione. L'abbiamo tirata all'interno, quindi a questo punto andiamo a selezionarlo e vedete che il nostro ingegnere andrà a fare il suo lavoro. Intanto vediamo mentre lo ripara. Qua c'è il modulo della stazione medica, qua c'è il reattore, qua c'è il modulo di riparazione, insomma la stazione di riparazione dell'ingegnere. Qua sono questo, questo e questo, e anche questo qua dietro, sono tutte le torrette. Ok, andiamo al beam di nuovo, al raggio traente, chiamiamolo così. E possiamo, adesso si sblocca dopo averlo recuperato il deposito, e quindi lo sganciamo e lo rimandiamo a destinazione. All'interno vedete che rientra all'interno della stazione con una precisione chirurgica. Abbiamo riparato, abbiamo fatto la prima missioncina e ora dobbiamo tornare a casa. Quindi cosa facciamo? Andiamo in modalità jump gate, modalità, vabbè, questa qua di targeting. Orientiamo la nave verso quello, togliamo questa modalità, attiviamo l'accelerazione del tempo in modo da andarci piuttosto velocemente. Una volta che ci arriviamo, Lambert avrà modo di caricare l'hyperjump e poi di engage. E poi adesso, un'altra cosa che mi fa impazzire, sono cavolate, però veramente ste trovate qui mi piacciono veramente tantissimo, il fatto di andare a targettare il punto di atterraggio e dopodiché la nave andrà a parcheggiarsi tirando fuori i piedini. È uno dei motivi per cui io ho acquistato, pur giocandoci pochissimo, Star Citizen, per queste finezze qui di meccanismi che si aprono, veramente mi fanno impazzire. Allora, adesso entriamo nella UDF Atena e completiamo la missione. Ci verranno dati, diciamo, tutti i dati della missione, che è stata, seppur banale, comunque molto istruttiva. La Sky Piranha e la nave, va bene. Abbiamo riparato il Communication Array, abbiamo preso 1000 monete, abbiamo preso 500 punti di ricerca. Sky Piranha è ritornata a casa. Possiamo mandare veloce il tempo, insomma, però qua ci viene mostrato come quanti dell'equipaggio sono tornati e quanta esperienza hanno fatto. Molto bene. E ora ci ritroviamo nella sala mensa, la classica sala mensa di tutti i giochi, dove una missione completata, non abbiamo perso membri dell'equipaggio, 1000 crediti guadagnati, 500 punti di ricerca guadagnati, 0 navi perse, 2 jump fatti, 2 salti fatti, 6 nemici distrutti e nessun nemico che ci ha abbordato, nessuno ne abbiamo ucciso, insomma. Ora abbiamo l'all mess, adesso diamo un'occhiata, vedete che qua c'è un overview di tutto il gioco con i crediti di ricerca, insomma.
ricerca i crediti, reclutamento, la mess hall che è appunto la sala mensa, l'allenamento che possiamo far fare ai nostri e sbloccare le abilità dei nostri membri dell'equipaggio, l'equipaggiamento che possiamo dare, qua c'è la tuta ampiamente ispirata a Star Trek, holster equipment. Ci sono degli holster item che prevedono particolari buff o abilità ai membri della crew. Il revive tool per riportare in vita delle persone, la pistola a fase, il tool dell'ingegnere, l'attrezzo, l'utensile dell'ingegnere che diminuisce il tempo che prende a che impiega a riparare, lo scudo personale che assorbe un certo numero di danni inflitti dai phasmid, quelli che abbordano, insomma, le persone, non le navi. E il personal cloaker praticamente ci permette di nascondere e di far diventare invisibile un membro dell'equipaggio. Spacecraft, possiamo aggiornare le varie componenti della nave partendo dall'armor, insomma, la corazza, i sistemi, le armi, i motori, le scialuppe di salvataggio, l'equipaggiamento, la livrea. E poi abbiamo le missioni che possiamo andare a prendere. In missione possiamo controllare la crew, appunto abbiamo lo scanner di prossimità, le radiazioni, il modo di pilotaggio, il pod, vabbè, di difesa, usare il raggio traente. Questo insomma è tutto il tutorial del gioco. Abbiamo la possibilità di scortare le fregate, abbiamo i vari luoghi della nave, la captain's chair, quindi la sede del capitano, dove si siede il più abile del nostro equipaggio, l'ingegneria, per riparare i sistemi più velocemente, la security station, che è dove era seduto il tizio prima, che abbiamo poi portato alla torretta, al controllo di tutti i sistemi interni, quindi la purificazione dell'aria, estinguere il fuoco, decomprimendo le aree, le varie stazioni di comando delle armi e le comunicazioni con cui possiamo usare il proximity scanner o scansionare gli oggetti di interesse. Qua vedete le altre zone della nave, il reattore provvede a fornire energia, rilascia anche radiazioni, soprattutto quando danneggiato, i motori che sono questi laterali, il ricaricatore di scudi che è questo, il generatore di ossigeno che è quest'altro. Il generatore di gravità, gli smorzatori inerziali detti anche, e la medical bay che è quella che avevamo visto prima. Quindi questo è il come giocare a questo gioco. Ora si va sulle missioni, Enemy Forces at Phobos, ma io che sono un po' così, diciamo, beh, qua abbiamo le bounty e tutto. Io che sono un po' così cattivo, vi rimando a un altro video, mi farete sapere voi se lo vorrete vedere, su come prosegue questo titolo. Per intanto abbiamo visto Space Crew. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto e se soprattutto volete vedere come prosegue l'avventura. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!